Tommy, grazie di essere venuto subito. Ci mancherebbe, capo. Che succede? Si terrà una corsa, sai? Oh, sì. Poli e Sam hanno scommesso soldi su... Mikey Dunn. Esattamente. Un bravo ragazzo, ma è una testa calda. E ha un po' le mani bucate. Qualche anno fa Mikey è venuto a chiedermi un prestito. Voleva dei copertoni nuovi per poter correre giù alla cava. A me piacciono le auto veloci, è una specie di hobby. Si è rivelato un ottimo investimento. Quel ragazzo non perde una gara quando scende in pista. È passato a un'altra categoria di automobili e ho iniziato a piazzare qualche scommessa su di lui. In conclusione, ho riavuto più di quello che gli ho prestato. Sì, Sam dice che è il numero uno. Lo era. Abbiamo sempre dominato le gare. Adesso Ralph dice che è arrivato un europeo molto forte e che la sua macchina non ha praticamente rivali, a quanto pare. Quanto rischiamo di perdere? Anche troppo. Ma non riguarda solo noi. Molte persone del quartiere hanno chiesto consigli finanziari. È su Mikey che hanno scommesso tutti. Potrebbe rivelarsi un vero disastro se dovesse perdere. Vai, ad esclusione di Morello. Crede punterà sull'europeo? Oh, sono più che certo. Vuole che ce ne liberiamo. Non si trova. Morello lo nasconde da qualche parte. Se dovesse sparire o dovesse ritirarsi, inoltre, annullerebbero le scommesse. Direbbero che la corsa è truccata, che è una truffa. E la sua auto? È questo il punto, Tommy. Ralph conosce un sorvegliante. Andrai da lui stanotte. Prenderai l'auto dell'europeo. La porterai a un nostro meccanico e la rimetterai al suo posto. Non c'è alcun problema, capo. Sara, puoi portarmi un drink? Quando puoi? Ma certo. Tuo padre te lascia libera per la corsa. Scherza. Mi tocca aiutarlo a traslocare l'intero bar sugli spalti. Vuole assicurarsi. Ecco di mezza minchia. Che fine hai fatto ieri sera? Ero con te. Tu avviati, Tom. Aggiorno io questo coglione. Poli ti ha portato a casa. Chris, che gran notte! Sì. Forse per te. Buonasera, Tommy. Allora sono 5-6. Insieme a ciò che c'è dietro al bancone. Ehi, Tommy, il grande giorno si avvicina. Tu hai mai visto la corsa? È impossibile non farlo. Salieri non lascerà interrompere a Morello le sue vittorie. No, signore. Gli manderà un messaggio. Così, stanotte... prenderemo in prestito l'auto dall'autodromo e il mio amico Bobby è il custode. Per un piccolo compenso ti mostrerà dov'è e farà finta di niente quando tu girerai la chiave. Questo Bobby già mi piace. Certo, c'è un altro tipo poi, Lucas Bertone. Devi portargli l'automobile sotto al Giuliani Bridge. Lui, lo sai, ci lavorerà su, renderà la corsa più interessante. Poi riporterò indietro la macchina e Bobby non dovrà più fingersi distratto. Ma devi fare in fretta, perché il turno di Bobby finisce all'1:30 e il suo collega è uno stronzo. Oh, ehi, se ti serve un posto dove mettere al sicuro le macchine lontano da gente indesiderata, usa pure il garage. Finalmente Carlos si è deciso a liberarlo. Beh, buono a sapersi. Sei Bobby? Sì, possiamo portare la mia auto in garage. Ci vorrà un po'. Gli amici di Ralphie sono amici miei. Se hai soldi, certo. Domani mattina si riempirà di gente. L'intera città. Contrabbandano liquori. Lottano. Che palle. Oh, andiamo. Dimmi un posto migliore per rimorchiare una ragazza questo fine settimana. Non farmi parlare. Ne ho viste di cose.
Ok, ci siamo. Eccola qui. Carrozzella serie C del 1929, la migliore. È un peccato sabotarla. Se mi beccano gli sbirri, inizieranno a fare domande. Ho visto che ti raggiungano. Cerca di evitare danni, ok? Devo tornare da Bertone entro l'una e mezza, prima del nuovo guardiano. Sì, è uno stronzo. Lo so. Tommy Angelo. Lucas Bertone. Oh, guarda qui che gioiellino. Non c'è molto tempo. Io lavoro in fretta. Resta qui. Ciao, bellezza. Ok, è pronta. Grazie, Lucas. Devo riportarla prima che se ne accorgano. Facci piano con lei. Diciamo che non farà la brava. Ehi, puoi dire al signor Salieri che io sono sempre disponibile. Collaboro con tanti, è vero. Ma voi rimanete i miei clienti speciali. Auto calde, le fughe, ogni cosa al giusto prezzo. Speriamo che il ragazzo di Salieri vinca. Per il bene di tutti. Ok. Guida con prudenza.
Aspettatelo. Mi segnalano un'auto da corsa che sfreccia per le strade della città. Qualcuno di voi la vede? Attenzione, ne abbiamo perse le tracce a Chinatown. Continuate a cercare. A tutti gli agenti, ricerca sospesa. Ripeto, interrompere la ricerca e tornare a pattugliare. Sei tornato. Grazie al cielo. Tutto a posto. Ora è un vero catorcio. Ok, alziamo i tacchi. Domani sarà un gran giorno. Allora, alla fine si è messo dal bagno. Io sono lì che prego che abbia portato un ferro e non sono proprio sicuro che il barista abbia intenzione di pagarci. A questo punto i suoi figli si avvicinano. Quei due si scrocchiano le dita. Quelli erano energumeni a tuoi metri. Cosa bevi dietro? Il mio uccello. Hai capito? Questo pazzo bastardo è uscito dal bagno e ha iniziato a pisciare in tutto il locale. È vero. Non ha chiamato gli sbirri. A volte basta fargli credere che sei pazzo. John, avresti un momento? Certo, Frank. Abbiamo un piccolo problema. Il capo sta bene? Oh, sì, niente del genere. Mikey Don, il pilota, è stato pestato per bene dagli scagnozzi di Morello. Braccio rotto, mascella rotta. È in ospedale, insomma. Gesù. Già, brutta storia per Mike. Comunque, correrai tu al suo posto. Aspetta, come? Frank, Tom, io... Manca soltanto mezz'ora alla partenza. Non c'è niente da discutere. Il Don vuole vincere, ma più di ogni cosa vuole che Morello perda. E tu sei il miglior pilota che abbiamo. Altrimenti l'avrei chiesto a qualcun altro. Sì. Ok, Frank. Bene. Ralphie ti aspetta con la macchina pronta. Scendi subito in quella pista. Direttamente dall'Europa, il grande campione Martin Lichtenberg si è preso una pausa dalle gare internazionali per correre oggi qui con noi. Ecco la griglia di partenza, il favorito di Lost Heaven, Mikey Dunn, non parteciperà, lo sostituisce... Tommy Angelo, beh, aiutatemi tutti quanti ad augurargli buona fortuna. I piloti sono schierati, sono pronti a partire. Motori rompono via, ma vedo diverse facce preoccupate fra i meccanici al pit stop. Lichtenberg è nei guai, la tua macchina ha qualche problema. Sbronzo! La gara si inasprisce, speriamo che non sia nulla di grave. Lui? Cristo! L'uscita di Lichtenberg ha fatto riaccendere la gara, ora tutti puntano alla vittoria. Oh merda! Tommy Angelo prende il comando. Abbiamo bisogno di Mikey Dunn, il ragazzo è un ottimo rimpiazzo.
Angelo, torna in testa! Riuscirà a restarci? Il gruppo di testa lotta per la prima posizione! Angelo è ancora in testa! Riuscirà a restarci? Auto sprezzano al secondo giro! Don Angelo è al primo posto, ma ci resterà! Anderson e Garcia sono secondo e terzo e aspettano un errore di Angelo! Arrivato Tommy Angelo è ancora in testa. Sarà questo il podio o qualcun altro troverà il proprio momento di gloria. Sorpassare il velocissimo Tommy Angelo. Lichtenberg è fuori dai giochi, il trio in testa lotta per la prima posizione. Il gruppo di testa inizia l'ultimo giro. Manca poco alla fine della corsa! Che gara quella di oggi! Abbiamo visto piloti pazzeschi! Taylor, Anderson, Angelo! È una lotta serrata, ma c'è ancora tempo! Stanno iniziando ad allungare le distanze. Giochi in testa lottano senza esclusione di colpi. La corsa è tutt'altro che finita. Ecco qui il nostro campione! Ehi, hey Tom, volevo ringraziarti per quello che hai fatto. Avevo scommesso l'affitto di 6 mesi. Sarei per strada se non fosse per te. Beh, ho fatto quello che mi è stato chiesto. Bene. E in qualche modo dovrò sdebitarmi. Quando riesci, passa dal garage. Forse è una dritta che ti farebbe fare un po' di grana. Va bene, grazie. Sapevo che non ci avresti deluso, ci hai fatto fare un sacco di soldi. E Morello raccoglierà le briciole per alcune settimane. E dov'è l'europeo? Starà indossando un paio di scarpe di cemento, poverino. Tieni, sei meritato ogni centesimo.
Porta fuori la tua ragazza. Grazie, capo. Bevete, ragazzi? Ce l'hai, vero? Non buttare tutto un po'. La corsa è stata grandiosa, eh? Salute. No, no, però regalerò a mia madre un cappotto. È bravo, ragazzo. Adesso va a farti un drink. Le mie congratulazioni, campione. È stata solo fortuna. Ah, sì? Avevo scommesso sull'altro pilota, quindi devi offrire tu. Ecco, ora sei pronto per le fotografie. Grazie. Dopo i festeggiamenti ti conviene dare una mano al tuo amico Poli. È così sbronzo che lo investirebbe un'auto parcheggiata. Sì, ok. Lo riporto a casa sano e salvo. Poli e gli altri tuoi amici si sono già scolati metà delle scorte del bar. L'hai trovato? E anche quest'anno è finita. L'autodromo sarà aperto fino alle 6. Ti preghiamo di lasciare la strada. Lo fai sembrare facile, Tommy. Quando 20 anni fa sono iniziate le corse, molti piloti non tagliavano nemmeno il traguardo. È tutto merito del motore, Ralph. Io sterzavo e basta. Ehi, sai dove Poli? No, è passato dicendo che era affamato. Ok. Beh, divertiti. Lo farò, Tom. Grazie. Hai regalato a mia figlia un altro anno di retta scolastica, Tom. Ehi, farei di tutto per voi. Beh, goditi il momento. Ma occupati di Poli prima che faccia sfigurare se stesso e la famiglia. Non lascerò che rovini la giornata al capo. Non preoccuparti, Frank. Grande lo troverò. Corsa, campione. La polizia di Lost Heaven vi ricorda che è severamente vietato vendere e consumare alcolici. I trasgressori saranno arrestati. Grazie. È la tua prima volta all'autodromo? L'anno scorso sentivo il rombo dei motori dal mio appartamento. Non ero mai venuta. Cercheranno di mandarci via dopo il lavoretto del tramonto. Ho rischiato di andare a schiantarmi, ma ce l'abbiamo fatta. Hai per caso visto Poli? È passato 5 minuti fa. Puzzava come se avesse fatto il bagno nel liquore. Non ci sei andato lontano. Grazie, Lucas. Corsa fantastica, wow, Tommy! Che corsa, campione! Ehi! Hey. L'ultima volta che ti ho visto correre così ti puntavo la pistola alla testa. Perché oggi era diverso. Hai ricoperto d'oro la nostra gente, perciò direi che sei salvo. Ehi, hai visto Poli? È ubriaco fradicio. È passato barcollando. Ho sentito. La richiesta di lasciare l'area quando comunicato e di non assumere sostanze illecite. Cerchiamo di non fare come l'anno scorso. Sei qui, grazie al cielo. Se il tuo amico continua così, chiameranno la polizia. Scusa, ora lo faccio smettere di fare baldoria. La mucca fa molla, papera fa quack! Che pezzo fa l'uccello? Non lo so, ma il tizio della sicurezza dice che devi andartene a casa. È uno stronzo quello, non conosce le specie! Sì, hai ragione, ma anche io penso che dovresti tornare a casa prima di vomitare anche l'anima. Va bene allora, credo. Andiamo, campione.
oggi sei stato davvero fotte con me. Cioè, a guardare, dico, c'avevo ragione quando ti ho trovato. Sai che ho detto? Che cosa hai detto, Poli? Ho detto che questo qui guida da Dio. Don Salieri, questo è uno che guida da Dio. Eccolo che inizia. Va bene. Qui. Ecco dove siamo. Mi metti in imbarazzo, Tom. Guardati, ora sei perfino una specie di pilota professionista. Abbiamo tutti i nostri... Da quando sei entrato in famiglia sei andato alla grande. Ma finora ti è andata bene, sappilo. Io e Sente abbiamo evitato le scassature di minchia. Ah, sì? Tu non sai come stanno davvero le cose. Ti chiamano per incontrare il Don e la tua mente inizia a correre. Tommy, ho fatto cose orribili. Ci siamo dentro tutti. Faccio quello che chiede il Don quando vuole lui, proprio come te. Ma sei proprio come me. Non sai quando deve chiudere. Prendi esempio da Sam, che torna a casa da chiunque ci sia ad aspettarlo. Poli, sei ubriaco. Chiudi il becco per il tuo bene. Sì, tieni ragione. Ho voglia di farmi una ragazza. Ah, hai chiesto la persona sbagliata. Ho detto portami dalle pollastre. Portami al Blue Joe Pix. Non saprei, dovrei portarti a casa. Ehi, non sei più in pista, dormi. Cioè sei becco. E poi vuoi farmi stare ancora peggio, dormi. Quindi, comunque, e poi prende il ponte per l'isola. Portami dalle ragazze, ti ho detto. Portami da quelle dolci fighette. Non saprei, portarti a casa mi sembra più sicuro. Bene, ora sì che ci ragioniamo. Oh, cazzo, devi vedere quelle pupe, Tommy, devi vederle! Non resterò con te a farmi sbranare dai piragna, Poli. Devi deciderti a dirmi dove cazzo andare. E che non ce lo sai? Non lo so. Beh, c'è una cazzo d'insegna... Devi dirmi di più. Ti ho detto che c'è un'insegna blu con su scritto Blue Tropix. E giusto due passi dal porto. Ah, ti pareva? Tu prova a controllare sulla cartina. Ok, in una strada di questa zona, come questo veicolo buio e stretto, all'angolo si vedono le ragazze. E c'è un'insegna blu. Certo, c'è un'insegna blu alla fine della strada, con la scritta Blue Joe Pix, a forma di ragazze. Mi sento sporco anche solo ad accompagnarti. Bevelo tutto, e sempre tutto a male. Che fa male, e veno a cantare. Eccoli, è quello. Hai visto? Un'insegna blu. Ragazzi, sono io, Poli. Gesù, sogni d'oro, ragazzone.